Ciao a tutti, un bacio a tutti. Benvenuti nel mio canale. Il tempo è cambiato. Non fa più questo caldo proprio soffocante. Questa sera poi si sciala, però io ho dovuto accendere il ventilatore perché ho dovuto chiudere le serrande, le finestre, sbrancarmi dentro, onde evitare di far sentire a tutti quello, cioè praticamente io parlo. L'ho voluta dire troppo veloce. Io parlo a voce alta quando registro perché il telefonino ce l'ho staccato da me. Non è che sto. È più di quello il volume. Non stiamo parlando di una telecamera che insomma c'ha sto volume un po' impostato diversamente. Il telefonino più di quello non è. Quindi già parlo di mio a voce alta. In più quasi che vado oltre quando registro con le finestre aperte, ma restano. Quindi ho acceso il ventilatore adesso. Che video è? Non lo so. È un po' di chiacchiera. È un po' per farvi vedere una cosa che dopo vi spiego. Allora, ho scoperto il mio smalto. Mi dà un nervoso quando faccio gli acquisti e poi mi rendo conto che dovevo dar retta all'istinto e dire che una cosa non ti bastava, è meglio che prendevi il doppione per quello che l'ho pagato. Smalto di Kiko 283, 1 euro. È la fine del mondo, mi piace tantissimo. Ne devo prendere un altro per 1 euro. E anche perché mi si bene o male si rovina, no? Non faccio altro che togliere e rimettere, togliere, mi faccio sempre così, continuamente. E sempre sotto con la base che uso io, quello al calcio. Però comunque tengo lo smalto, mi piace. Poi voi lo sapete che io li adoro gli smalti, quindi di che vi sto a parlare? Mi piacciono veramente tanto. Allora, questo, poi uno, due, due. Qui qua sono tre maschi. Quindi il tigrato si chiamerà Merlino ed è il gatto che prenderà Monica. Merlino gliel'ha dato Monica il nome. Il secondo è Poirot ed è quello che terremo noi ed è bianco e nero. Poirot perché nella parte bassa del musetto ha praticamente come le macchie. La parte bianca gli è forma dei baffi, ecco, quindi Poirot. Il terzo che dicevo che era quello indemoniato che faceva macella, questa è una femmina, invece c'ho tutto quello che non c'ho, anche quelli gli attributi che non ho mai posseduto per di carattere, sì, è una femmina, è un maschio. Ci ho capito niente. È un maschio perché è capitato che si sono messi prima l'uno poi l'altro a pancellare e io sono andata col ditino a spostare la zampetta. Fai vedere alla tua mamma che cosa sei, di che natura sei. So tre maschietti. Tanti mi dicono: Erika, aspetta perché è ancora presto. Probabilmente sì, però se capisce quando. Insomma, quando non c'è la saccoccia, c'è la saccoccia, cioè se vede la saccoccia, a meno che non cambia all'ultimo minuto, che gli sale, gli si sposta, ma è una saccoccia, la saccoccia. A me mi sembrano tre maschietti. Quindi si chiamerà Sirius. Vabbè. Sti capelli fanno un caldo, no spaventoso, di più sono una mazzocca piena di roba. L'ho detto in più di un video, vorrei tagliarli a zero, ma andiamo incontro all'inverno, non vorrei proprio pentirmene amaramente. Porto i capelli eternamente legati così per fare il video, l'ho sciolti, ma veramente sto soffrendo il piede dell'inferno perché proprio non sopporto sto calor che mi sento dietro. Anche se stasera si gestisce in maniera diversa, il cane dorme, la gatta allatta, Chicco è fuori e via. Allora, mi è capitato di vedere su YouTube, anch'io navigo su YouTube poco, non come vorrei, però capita, video stupendi di ragazze che hanno acquistato delle borse apposta studiate per contenere agende, colori, astucci, diari, quindi sono borse rigide, alte, piene di tasche esterne, interne, elastici dappertutto, cioè una cosa stupenda, ma che ha un costo, come tutte le cose. La roba bella la paghi. È quello che dico sempre a Michele: Michele, la roba bella se paga, figlio. Ha sentito? Allora, quindi che cosa ti sei inventata, Erika? Mi sono inventata che anch'io ce l'ho sta cosa.
non è proprio, cioè, allora vi spiego. Giulia era piccola, mia mamma fece, non so se vi è capitato di seguire quella famosa promozione che sbarellò un sacco di roba e di altre promozioni in vista. Quando fecero tutto, un mi pizzico dappertutto, ma non comincio, Quando fecero praticamente la promozione di Hello Kitty in tutte le salse, portafoglio, portachiavi, spolverini, borse, borselle, valigie e tutto. Siccome mia mamma ha tre nipoti, e me pizzica, no, ma no, siccome mamma ha tre nipoti, praticamente a una gli diede quella, una, insomma, fatta la spartizione di sta Hello Kitty, no? Con relativo giornaletto, eccetera, eccetera. Solo che Giulia era piccola, quindi le cose le gestivo io, le tenevo da parte. Una cosa mi colpì sempre, sempre, ed era questa. Questa praticamente fa parte del set delle valigie, è una borsa molto larga, non c'ho manco, allora sarà un 35 centimetri alta sta cosa, e non lo saprò mai, aspettate. Sono andata a prendere il righello. Allora, questo è alto 30, no, nemmeno, non ci arriva nella parte alta, un 29 centimetri ed è profondo 18, insomma, una bella cosa. Dentro contiene sì, scarpe, dai, tutte sacchette laterali, perché io presumo, non ricordo, che questo fosse un portascarpe, ecco, da viaggio. Io me ne sono sempre appropriata. Mia figlia le scarpe non ce l'ha messe mai qua dentro. E quindi, cotica, io l'ho utilizzata questa qui più e più una volta per metterci le mie cose quando non avevo, prima del canale parlo io, sempre prima del canale, quando io non avevo tante cose e che quindi nel mio piccolo mi entrava tutto qui dentro. Adesso io per decidere cosa potermi portare qui dentro ho dovuto fare una cernita, una scelta. Tu rimani a casa, tu vieni con me, tu se fosse sei un ciccio, tu sei un pasticcio. Quindi ho dovuto fare questa scelta, dolorosissima, perché io penso che dopo di questo vado in giro con i carrelli della spesa e attacco dietro la macchina e cammino, perché... Perché mi hai fatto questo? Perché a volte è capitato che andando in giro, è capitato che sono stata in giro e portavo tutto dentro la borsa e mi dava un gran fastidio perché la borsa mi pesava. Un conto che uno ha la borsa sua e poi si porta dietro pure un morto dietro, non ti pesa. Un conto che all'interno della tua borsa tu ci porti poi anche tante cose, ti pesa, ti impiccia. Tendo sempre a portare borse piccole quando porto questo perché comunque mi concentro su questo, oppure approfitto della forza gentile, mascula di mio marito per portarmi la roba. Ride. Vabbè. Adesso quindi vi voglio far vedere, alzando questo cippo, vi voglio far vedere come io, cioè, ho deciso di trasportare cose. Tanta borsa io la posso comprare. Un pozzo perché costa troppo e quindi lo sapete che io mi arrangio, ma tanto mi arrangio. Quindi adesso io vi voglio far vedere che cosa ci tengo qui dentro, se non l'ho rotto. Quindi adesso vi alzo e vi faccio vedere. Ah, non riuscivo a premere play, continuavo a pigiare, niente, vabbè. Allora, adesso siete alti così, così vedete bene la borsa come è fatta. È fatta bene anche nei particolari, sembra un po' quelle borse un po' da tennis, no? C'hanno quei manici fatti così, sono bellini, in zibilpelle, questa è plastichetta. Davanti c'è Hello Kitty, dietro no, è un tessuto gommoso dentro, fuori è un po'... Come si chiama sto tessuto, amori? Cioè se piove non si molla, come si chiama, amore? Nylon, the nylon, vedi questo qui è? Ok, quindi grazie, grazie. Quindi il bello di questa borsa, per farvi capire quanto è tattica, è che si apre completamente qui e qui, vedete, si apre completamente. E come si apre questa borsa? Si apre proprio al libro tutta. Quindi adesso io vi faccio vedere come l'ho addobbata.
cosa. Vedete, è una valigia. Tu una volta che la tieni sul tavolo, insomma, trovi tutto. E te porti dentro tantissime cose, te porti dietro. Quindi adesso vi faccio vedere come l'ho, diciamo, abbellita. Cosa ci ho messo. Allora, nel qual caso io dovessi uscire di casa, porterei queste cose. L'astuccio. Ah, sì. L'astuccio era una cosa che avevo chiesto a Michele di ricordarmi, me l'ha ricordata adesso. Vabbè, perfetto. Allora, l'astuccio, questo qui, che oramai è quello lì enorme, cioè non c'entra proprio più niente, cioè questo sta letteralmente scoppiando. Io dentro ci tengo di tutto e di più. Penne, pennine, evidenziatori, questi della Stabilo, questi nuovi stupendi, cioè io ci tengo dentro di tutto, mi piace proprio infinitamente. Nella parte dietro, ve l'ho già fatto il video con l'astuccio, non voglio ripetermi. Nella parte davanti è così, a taschette, taschine, pure questo qua, io con questo mi ci trovo molto bene. Vedete, la borsa dentro si presenta con queste sacche, quindi rimangono in ordine le cose che vado a metterci all'interno. Questo è un segnalibro che io ho fatto così per vezzo. Questo era il fiocchetto di tulle, che aveva, cioè praticamente faceva parte del pacchetto di Michele del regalo per la festa della mamma. E io ci ho fatto il righello, ma un pezzo, solo che oggi l'ho messo qui perché era tutto rosa, tutto fucsia, era bello. Questo lo sapete che è il mio nuovo astuccio e anche qui praticamente quando scrivo sull'agenda mi rimane comodo tenere questa cosa, io l'adoro profondamente, mi è sempre piaciuta. Ecco la pupetta, questa l'avevo presa da AliExpress, l'avevo pagato in offerta 1,80 euro, cioè niente proprio ragazzi, niente proprio, e l'avevo abbellito con questi Charmis, questi di Enrique e questa di Vale, e pesano un colpo però mi piace proprio tenerla così. Quest'altro astuccio, ho preso anche questo da AliExpress, non ricordo il nome. È questo, dentro ci ho messo le penne che comunque mi sconfinserano e sono queste qua che ho comprato adesso all'Auchan, e una serie di penne che non vi farò vedere una per una ma che comunque nominerò nell'istante in cui sono sia queste qui dei cinesi, questi della Legami, questi del Tiger, questa la Gattuccia, tutte nere, questa, ce n'ho un'altra. E questo mi si è tolto, e queste penne della Fiorella che io ho trovato da risparmio casa quando era l'outlet e ho deciso di comprare queste qui, sono stupende. Quando eravamo piccoline noi queste qui erano, ah c'è anche la verde, quando eravamo piccoline noi queste qui erano le prime penne in voga, diciamo del profumate, ecco, quindi questo. Poi nell'ultima tasca ho messo un altro astuccio, io sono amante degli astucci, io ne ho tantissimi, questo in particolare me l'ha regalato Sonia, è grandissimo questo astuccio, io ci tengo tantissimo, mi piace proprio tanto, e dentro anche qua tengo tutte penne, tengo queste qui, le pilot, queste, altri evidenziatori, penne, forbici, che comunque queste non possono mancare quando sono fuori, se devo fare qualcosa ho le forbici, righello, penne colorate, Bic, dappertutto, queste sono quelle con la punta grossa, quindi qua io tengo le altre penne. Erika, che ci fai con tutte queste penne? Mi piace portarle dietro, e questa è una minima parte, sapete che io ne ho tantissime, quindi questo. Poi non poteva mancare la mia agenda che amo profondamente. Quest'anno avevo portato dentro la borsa, mi ero messa le agende, quelle là piccole, ma tanto mi rimangono scomode e quindi quest'anno ho deciso di optare di nuovo per questa. Mi rimetto in borsa la personal. Perché comunque mi fa comodo, non c'è niente da fare, mi fa proprio comodo portarla dietro, ho tutti gli appuntamenti che si vedono, c'è niente da fare. A casa poi ho di tutto e di più, però dietro. Poi ho deciso di portarmi questi qui perché comunque Giulia ci si diverte tantissimo e comunque in momenti di fermo ci si diverte pure Michele, ecco perché dentro ho tantissime
Alcuni fogli sono venuti a mancare, ecco, perché Giulia li ha già colorati, quindi questi si strappano. E ho dietro le stabilo, quelle a punta fina, che si colora benissimo, quindi questo. Anche perché io non sono molto di pastelli, pennarelli, a me piace più la penna, colorare con la penna mi piace tantissimo, ma sia dalle scuole. Poi questa busta dove dentro c'era tutto un set per decorare, dove io ho deciso di tenerci gli stickers che comunque mi piacerebbe di più usare, considerato pure del fatto che qui ci si mette pure Giulia, quindi ho portato molti adesivi, molti stickers con cui potrebbe giocare lei. Giocare, decorare anche lei, perché lei comunque ha il suo zainetto e lei mette le cose dentro l'agenda, dentro lo zainetto, e la parte decorativa la porto io, ecco, questo volevo dire. Poi questi due punch, questo con la stellina, questo col cuoricino, che insomma per decorare intorno, forellare la pagina dell'agenda, è veramente carina, mi piace molto. Poi questi non si possono lasciare a casa, poi decidete di portarne uno, due, tre. Allora io ho deciso di portarli tutti nell'istante in cui io dovessi uscire di casa, e sono tutti i washi tape, deco tape, paper tape, inventate tutto quello che te pare, misti, che praticamente ho e sono veramente tanti. Questo pesa tantissimo, però è l'unico. Se noi vogliamo divertirci, pastrocchiare, fare qualcosa, inventarci qualcosa, questo è l'unico che deve essere pieno, mentre nello stickers sì, ti porti quello che, ma il washi tape ti decora tantissimo. Quindi questo. Ovviamente qui ci sono tre tasche e qui ci sono altre tre tasche. Vedete quanto è comodo, cioè tutto sotto controllo. Allora, mi può venire voglia di plastificare e quindi mi sono portata dietro il mio amatissimo scotch. Ovviamente non la pistola a caldo, però il mio amatissimo scotch sì. Questo qui grosso, dai cinesi dovrebbe costare 1 euro, una cosa del genere. Sono quelli grossi grossi da imballaggi, trasparente, non deve essere satinato, cioè opaco, no? Satinato? Sì, vabbè. Insomma, deve essere trasparente proprio. Vedete, a specchio. A vetro, che specchio, Erika, eh? Ecco, per plastificare quindi anche le forbici, comunque da portare dietro per questo motivo, quindi questo. Nella parte centrale ho messo due punch. Ecco, adesso rompo tutto. Questo faceva parte del set. Questo faceva parte del set della Lidl che io ho, e vi farò vedere in un video praticamente com'è che decorano. Ecco, quelli lì sono veramente belli. Sono i primi che hanno fatto, che io ho pagato 9,90 euro l'uno, sono tre valigiotti, quando invece adesso li mette un facsimili, se non identici, a volta a 7,90 euro. Sempre la Lidl, io li ho, quindi li ho dall'anno scorso, prima ancora di aprire il canale. Cioè, questo per testimoniare che comunque io l'ho sempre avuta questa passione, quindi comunque questa cosa. Quindi questo. E nell'ultima tasca invece ho messo questo per fare i buchi, singolo è sufficiente. La colla, questa della coccuina, è più per lo snaso. Che mamma mia, questa è proprio snaso puro, questa è nuova. L'ho usata 2 o 3 volte, non di più, vedete, è usata, ma è proprio nuova questa qui, perché uso quella che ho dentro l'astuccio. E per ultimo questo contenitore di latta con dentro tutti i charms che io ho di quando facevo e faccio tuttora le perline, solo che gli occhi mi brusano. Quindi questo è il video fatto del tutto, sì. Questo è il video, diciamo, della mia borsa quando me ne vado in giro. Spero di avervi dato spunto. Se a casa avete delle borse grandi, mi raccomando, prima di mamma non la metto più per dire la butto, no, controllate se possono essere utilizzate per
noi, voi, cioè se ve le potete dire, insomma, se vi può servire una borsa, vi metteci dentro l'agenda e quant'altro. Detto questo, vi saluto, vi mando un bacio, ciao a tutti, vi voglio bene, a tutti quanti, no, non a tutti, è sempre lo stesso discorso, non è che se vuole bene a tutti, proprio voglio bene, così sto bene, sto bene. Un bacio, ciao!